esperienza. Io ho avuto un anno molto tormentato in quel di Martina, però sono contento e soddisfatto di quello che ho fatto al Martina e del risultato raggiunto al Martina. Penso che in questo campionato siano, come dico sempre un po' io, tre le squadre che poi obiettivamente vincono qualcosa. Vince la prima, che indubbiamente l'anno prossimo farà B, e poi vincono le due squadre che si salvano dalla retrocessione. Perciò quello che è, secondo me, sono queste le tre squadre vincenti. Io mi sento di dire, questo lo dico magari in maniera anche un po', voglio dire, presuntuosa, di essere uno di queste tre società che hanno vinto qualcosa nel campionato di Lega Pro. E sono qui a Caserta, oggi non è stato facile, non è stato, in questa settimana si sono rincorse voci su voci, gruppi più o meno importanti che volevano acquisire, diciamo, il club. Indubbiamente i fari accesi sulla Casertana erano tanti, erano perché di conseguenza questo comunque sia un club glorioso e finalmente però oggi pomeriggio dal notaio Scafati abbiamo fatto con il dottor Giovanni Lombardi il passaggio della maggioranza delle quote. Perciò la maggioranza delle quote sono passate praticamente a me, sono passate. I soci di minoranza, come io avevo chiesto e io avevo anche voluto, chiesto anche a Lombardi, ma anche a loro, sono rimasti tutti al loro posto perché sicuramente riusciranno a darmi una mano importantissima per integrarmi nel territorio, per integrarmi in mezzo a voi, per integrarmi in quello che è la città di Caserta. Io stasera, sinceramente mi vorrei prendere, risponderò poi a tutte le vostre domande, ci mancherebbe. Io non sono Giovanni Lombardi, abbiamo due modi sicuramente diversi di fare calcio e di interpretare indubbiamente il calcio. Il presidente Lombardi ha fatto in questo club indubbiamente delle cose strepitose. Facendo delle cose strepitose, io ritengo di caricarmi oggi delle grosse responsabilità alla conduzione di questo club. Però non ho sicuramente timore, non ho sicuramente paura di questo. È un percorso difficile, io questo qua ne sono indubbiamente cosciente. L'eredità che vado a prendere è una eredità comunque sia importante, anche se poi sono tre le squadre che alla fine, tre le società che vincono qualcosa, ma è altrettanto vero che questo nulla toglie al fatto che la Casertana abbia concorso comunque sia sempre ai playoff e ha fatto i playoff. E perciò indubbiamente questo è stato da parte del presidente Lombardi un risultato indubbiamente importante. Mi prenderò adesso 24 ore intanto per riposarmi un po' perché è stata una settimana veramente complicata, complessa, che la trattativa è stata, diciamo così, lunga, tortuosa. Lombardi ci teneva moltissimo di avere le garanzie giuste. Di avere le garanzie giuste affinché affidare il club a una persona comunque che lo potesse portare avanti, che potesse garantire una continuità a quello che era stato fatto. Io spero che Lombardi abbia fatto la scelta giusta, questo ce lo dirà soltanto il tempo, non potrò indubbiamente io dire o fare proclami oggi. Fare proclami oggi mi sembrerebbe veramente pretestuoso, mi sembrerebbe veramente esagerato. Quello che vi posso dire è che io ce la metterò tutta, a differenza di Lombardi che per impegni indubbiamente imprenditoriali, per impegni personali a livello di impresa e tutto il resto, era non molto presente, ma perché non poteva esserlo, non perché non aveva voglia di esserlo, anzi sicuramente a me tante volte ha detto vorrei essere più presente, vorrei stare più a Caserta, vorrei stare più in mezzo alla gente. Vorrei avere più tempo per fare questo. Ecco, io sinceramente rispetto a Lombardi ho più tempo perché faccio meno cose. Di professione faccio l'avvocato, lo faccio da 22 anni, lo faccio. Faccio anche un po' di impresa, ma l'impresa soprattutto io la vorrei fare a Caserta, la vorrei fare nel calcio.
Mi do una botta e una risposta, come si dice. Dici, ma potevi rimanere a Martina, hai fatto tanto bene, hai fatto. E ho salvato una squadra, ho fatto degli investimenti indubbiamente importanti. A gennaio sono riuscito a portare via da Caserta anche qualche vostro giocatore, che è stato per noi, per la salvezza, è stato determinante. Perciò io cercherò di vivere il calcio a Caserta. Cercherò di portare avanti la casertana, cercherò di farlo nel meglio dei modi. Sarò in grado di dirvi da qui a una settimana, 15 giorni, quale sarà indubbiamente le scelte che faremo dal punto di vista della formazione, dal punto di vista strettamente sportivo, tutto quanto, eccetera, eccetera, soltanto quando avremo scelto il nuovo mister. Facendo la formazione, vedendo chi saranno i 24 dell'anno prossimo, senza scartare niente di quello che indubbiamente abbiamo in casa, però valuteremo anche dal punto di vista economico quello che abbiamo in casa. Io ritengo che tutto deve essere bilanciato in base a quello che sono le forze della città, in base a quello che sono le forze economiche, in base a quello che sono i programmi e i progetti. Secondo me non si comprano 5 giocatori, non si fa una squadra perché quelli la stagione prima sono stati magari i più forti. La valutazione va fatta in maniera attenta. Io non stravolgerò quello che sono gli asset societari e cercherò di tenere indubbiamente tutta la dirigenza di Caserta. Un punto fermo già l'ho deciso. Sicuramente il team manager, anzi il club manager, perché direi che Cesare, che comunque abbiamo avuto magari anche modo di conoscerci prima che io arrivassi qua, Cesare Salomone ho apprezzato e ho conosciuto il suo sacrificio nei confronti della società, nei confronti del club, la sua abnegazione, la sua passione. Perciò è sicuro un punto fermo, io direi che ce l'abbiamo, che non è il team manager Cesare Salomone, ma che io vorrei fare il club manager Cesare Salomone. E parto da qua perché penso che il team manager sia il raccordo tra la dirigenza, la squadra, la società, e che sia un po' la colla che unisce, il collante che unisce tutte le nostre aspettative. Non faremo un organigramma dirigenziale chissà quanto allargato con chissà quante persone, perché comunque ci dobbiamo rendere conto che siamo oggi una società di Lega Pro, nella speranza che domani possiamo essere una società di una categoria superiore. Non sono qua indubbiamente per fare 20 anni di Lega Pro. È vero che questo qui probabilmente sarà un anno di transizione, sarà, ma è pure vero che la mia ambizione è quella di fare un progetto societario importante, un progetto sportivo altrettanto importante. Tutto questo però, signori miei, non si fa da soli, tutto questo si fa con la città. Non esiste un progetto societario, un progetto sportivo senza la città, senza l'amministrazione, senza la collaborazione di tutti quanti. Non può esistere, non può. Ritengo che oggi nel calcio moderno il patron, come se ogni tanto noi leggiamo sui giornali, sulla stampa, eccetera, eccetera, sia ormai una figura passata. Se voi andate a fare bilanci o se andate a fare i conti, le società sportive che funzionano veramente bene sono quelle senza patron, cioè nel senso che c'è la persona, comunque sia il presidente, che dà le linee guida, ma che c'è la collaborazione della città, c'è la collaborazione da parte più che altro dell'amministrazione. È importante per noi che il Comune di Caserta collabori con noi. È un appello, un invito che faccio al sindaco. Purtroppo ho letto che il sindaco, giustamente da casertano, sperava che la casertana andasse nelle mani dei casertani. Io la lascio nelle vostre mani la casa, l'ho presa, ma rimetto il mio mandato insieme a me a vostra disposizione. Perciò la casertana non è che è nelle mie mani e io mi chiuderò dentro la stanza o dentro lo stadio
ma la Casertana è soprattutto la vostra. Io la voglio condurre al meglio e darvi una mano in questo senso. Perciò da parte mia ci sarà sempre disponibilità, quando c'è comunque sia educazione, quando c'è comunque sia rispetto, quando c'è comunque sia collaborazione. E poi ci sarà anche il momento della discussione, perché comunque la discussione esiste e ci deve essere. Però basta che sia una discussione costruttiva. Non bisogna muovere una critica a priori e basta. Io sì, non sono di Caserta, indubbiamente, ma questo qua è chiaro, è evidente. Però cercherò di fare per voi il meglio, ma voi mi dovete aiutare a fare il meglio per voi. E a me piacciono molti modelli Chievo, Atalanta, Sassuolo, che comunque indubbiamente hanno vinto e hanno vinto tanto da questo punto di vista. Perciò io sono qui per collaborare e non per decidere in maniera autonoma o solamente quello che poi saranno le direttive. Oggi con Giovanni Lombardi in maniera molto serena abbiamo chiuso l'operazione Caserta. Sarà un organigramma, dove ripeto, abbastanza snello. Sarà. Partiamo da Cesare Salomone, gli chiedo un applauso per lui, per quello che ha fatto in questi anni. Spero spero di poter far bene in questo club, spero di vincere quello che ho vinto a Martina, al contrario, girando la classifica.